questo secondo evento che ha voluto dare un segnale ai giovani, no? Nel dire che è inutile sporcare i muri della tua città, perché comunque tu devi tenere alla città in cui vivi, no? E allora perché andare a sporcare i muri quando, voglio dire, girare per la città e vedere un decoro urbano bello piuttosto che scritto sui muri, cioè è un contrasto, no? Va in contrasto. E quindi abbiamo voluto dare questo segnale. Abbiamo iniziato con questi due video perché nel piano annuale degli investimenti 2015 abbiamo messo degli eventi che sono conseguenziali a questi del 2014, perché quest'ultimo, Retake, riprende un progetto che andremo a svolgere a maggio, che si chiama Art Market, e che vede andare a pubblicare un bando per i giovani artisti del territorio o non, quindi gli artisti giovani che vengono anche da fuori Grottaferrata, che andrà poi il vincitore di questo bando a rappresentare un murales su quei muri che noi abbiamo pulito. E perché si chiama Art Market? Perché il luogo dove noi andremo a rappresentare questo murales è proprio il mercato. E art perché ha a che fare con l'arte, perché il sottotesto della giornata inaugurativa del murales sarà proprio la giornata dell'arte, dove chiunque, giovane, meno giovane, artista, può venire e mettere in mostra le proprie opere, quadri, sculture e qualsiasi forma di arte. Ovviamente tutto accompagnato da musica e buon cibo. Per questo evento noi abbiamo, ovviamente, come diceva l'incaricato delle politiche giovanili, quest'anno noi abbiamo 10.000 euro, 5.000 stanziati dal comune di Grottaferrata e 5.000 che ci sono arrivati dalla regione Lazio. Per questo evento noi abbiamo stanziato 3.000 euro. Andando avanti, la fettucciata, ovviamente noi nel settembre grottaferratese riproponiamo la fettucciata seconda edizione. E abbiamo stanziato 4.000 euro perché comunque sì, è vero, quello dell'anno scorso è stato un buon format d'evento, però ovviamente si può solo che migliorare e ci sono cose da migliorare, quindi sicuramente miglioreremo. Andando avanti, abbiamo previsto per giugno, per il periodo di giugno, 4 appuntamenti alla biblioteca comunale di Cineforum, dove incontreremo i ragazzi, vedremo dei film comunque con contenuti sociali, politici e via dicendo, e potremo parlare con dei relatori che verranno a spiegarci questi film e quindi porvi qualsiasi tipo di domanda, e quindi capire per quale motivo magari quel regista ha voluto mettere quella scena piuttosto che un altro, ha deciso quell'attore piuttosto che un altro e via dicendo. Quindi conoscere un po' il mondo del cinema, che sì, è molto bello, ma nello stesso tempo dietro le quinte c'è talmente tanto che non si immagina, no? Quando uno si siede sul divano e guarda un bel film, non si immagina cosa c'è dietro il mondo del cinema. Procedendo per l'annualità dei nostri progetti, ad ottobre noi vorremmo fare una maratona sul territorio grottaferratese, ovviamente invitando le scuole e tutti coloro che, atleti e meno atleti, io ho già detto che non parteciperò, cioè starò lì allo start di partenza ed arrivo, perché purtroppo non sono un atleta e rischio di, diciamo, finire la maratona dopo 2 metri che ho iniziato a correre, quindi purtroppo è una mia pecca questa, non ce la faccio. Però ecco, questa maratona vuole dare un segnale contro il terrorismo internazionale, almeno questa è stata la nostra idea, perché vedendo quei bambini che comunque soffrono, quelle persone che soffrono in quei territori dove non si può fare un passo, che magari lì c'è una mina e quindi si rischia di saltare in aria, e quindi qual è lo scopo della maratona? La libertà di correre. Correre è bellissimo, no? Quando uno si va a fare footing, si corre in mezzo ai boschi e non si capisce quanto è importante poter veramente correre e essere liberi, e quindi questo è il segnale che noi vogliamo dare, la libertà. Ok, la libertà è poter camminare sul proprio territorio di nascita. Arrivando a dicembre, quindi l'ultimo periodo diciamo delle nostre attività, abbiamo pensato di chiudere un po' in bellezza, visto che comunque siamo nel periodo natalizio, e faremo un torneo natalizio di giochi da tavola. E perché questo sarà fatto all'ex biblioteca come luogo. E perché giochi da tavola? Perché vedere il gioco da tavola anche riunisce i giovani e meno giovani
all'interno, insomma, attorno a delle tavole. E quindi la tavola cosa rappresenta? Comunità, amicizia, dialogo, si parla, si scherza, si sta insieme. E quindi è questo lo scopo del nostro evento. Ok, io ho chiuso con la spiegazione del nostro cronoprogramma. Possiamo andare avanti. Grazie.